I was going to ask you about the cover. You did a cover of the Sex Pistols. Yes. Why that one? I just love it. Because, I was too young, really, to get the Sex Pistols for the first time around. But I was lucky enough to meet Steve Jones, the ex-guitarist, when I was in L.A. Ecco la Spice transfuga con Bag It Up, il quarto singolo tratto da Schizophonic. Bag It Up is basically... Fondamentalmente si tratta di una canzone sul sesso e sulle analogie tra cibo ed erotismo. Beh, io trovo che ce ne siano veramente tante. Nel video mi scaglio contro il consumismo che ti dice: comprati questa roba e la tua vita migliorerà. L'ex Spice, che sfoggia un'inquietante somiglianza con Rita Pavone, ora si è messa a farci la morale. Proprio lei che ci rimbambisce con un videoclip di rara bruttezza e che non più di 10 giorni fa si è presentata con le altre Spice dinanzi all'alta corte inglese. Tutte insieme, come una volta, giusto per perdere la causa con l'Aprilia per inadempienze contrattuali. Nello spot dello scooter dicevano: l'unione fa la forza. Il giorno dopo si sono divise. Come se i problemi per Jerry finissero qui. Che rabbia vedere Jennifer Lopez alla serata dei Grammy, splendida in quel tubino verde che invece l'ex Spice non riesce a portare come Dio comanda. Il fatto è che questa vestaglia Versace non la indossano bene le ragazze dalle tette, diciamo, un po' grosse, insomma, come le mie. Quindi dico a Donatella: mia cara, guarda che non sono tutte piatte come autostrade. Se la passa meglio Victoria Adams. Dopo la maternità, la Posh Spice ha investito 10.000 sterline per rifarsi il seno. Si capisce quindi la fierezza con cui lo esibisce in passerella. Siamo amiche da molto tempo e la riempio di vestiti della mia collezione. Quando poi Victoria ha anche accettato di sfilare per me, ho pensato: oh, perfetto, questa è la volta buona che svolto. In chiusura, se vi eravate scordati quanto è orrendo l'ultimo video di Jerry Halliwell, eccone un altro frammento. Per fortuna c'è già qualcuno che invoca per il regista la galera.